Sono passati tanti anni, troppi, ma il ricordo nella memoria e nel cuore di chi ha vissuto il dramma, di chi si è visto strappare un figlio da un'auto lanciata a folle velocità lungo una strada, quella che attraversa la Marina Leccese di Spiaggiabella, è indelebile, con le lacrime che rigano il volto. Un ricordo ed un dolore che riemergono soprattutto quando si ritorna su quei luoghi e soprattutto quando si vede che a distanza di anni, tanti anni, nulla è cambiato, con la strada che continua ad essere insicura e pericolosa, con i rischi che si presentano ad ogni incrocio dove i segnali di stop vengono puntualmente ignorati. Un lungo rettilineo che d'inverno, come d'estate, quando villeggianti e residenti popolano Spiaggiabella, è più simile ad un circuito. Ma adesso, proprio residenti e villeggianti che nel frattempo hanno deciso di mettersi insieme, fondando l'associazione Insieme per Spiaggiabella, vogliono che questa situazione cambi, per il bene di tutti e anche per onorare la memoria di quella bambina di 9 anni e di quel ragazzo di appena 14 anni strappati alla vita, la prima nell'ormai lontano 1982, il secondo nel 2008. Francesca e Carlo, questi i loro nomi, ai quali adesso si vorrebbe intitolare la piazzetta situata proprio lungo la strada principale della Marina. La strada diventa praticamente una pista automobilistica sia l'inverno che d'estate, però soprattutto l'estate, ovviamente, avendo dei residenti che vengono a villeggiare, ci sono molti più rischi di incidenti stradali e purtroppo, come è successo, sono venuti a mancare questi due bambini a cui cercheremo di intitolare la piazza. Questa iniziativa possa portare anche una maggiore sensibilità sia delle istituzioni ma anche di coloro che vivono in questa marina l'estate. Noi vogliamo dare uno stimolo in più. Nelle parole di Ada Carratta, mamma del giovanissimo Carlo, l'invito a fare qualcosa affinché tragedie come quella che ha colpito la sua famiglia non si verifichino più. Allora, intanto ringraziare l'associazione per aver avuto, diciamo, questo pensiero nei confronti di Carlo e di Francesca. Il fatto, insomma, di vedere questa piazzetta intitolata a questi due bambini, in un certo modo dovrebbe anche ricordare per quale motivo è stata intitolata e quindi quello che è successo. Perché purtroppo molto spesso si dimentica velocemente quello che è stato. Io dico che mio figlio sicuramente, se si fossero rispettati tutti i limiti, tutte le regole della strada, sicuramente adesso sarebbe ancora con noi. Bisogna mettere in sicurezza questa strada.